43 secondi dal leader della classifica generale, oggi bisogna andare a tutta. Ma sì, oggi bisogna pedalare fino all'arrivo e cercare comunque di portare a casa il meglio possibile da questa tappa e sicuramente cercherò di dare tutto. I'm never coming down, down, now that you save me, baby, that's stupid. Gianmarco, ci siamo, la tappa Palma Nova Resia. Lo scorso anno tu sei stato il protagonista assoluto, forse una delle tue vittorie più belle. Quest'anno si lotta per il bis. Sì, sicuramente lottiamo per il bis, ma ripetersi è sempre difficile, ma abbiamo anche più punte per questa gara, quindi speriamo di portare a casa una tappa. Naturalmente voi siete anche ben messi in classifica generale, bisognerà lottare anche per quello. Sì, abbiamo due uomini nei 10 e loro cercheranno insieme al nostro aiuto di mantenere la posizione, e se riusciamo a combinare anche una vittoria sarebbe il massimo. Assessore, una città, una piazza dalla geometria perfetta che sembra fatta apposta per ospitare una gara ciclistica. Assolutamente, ma non solo ciclistica, abbiamo avuto qui anche altre manifestazioni, ad esempio siamo stati sede logistica della Maratona dell'UNESCO, quindi effettivamente è una piazza che si presta per la sua vastità, anche per la sua bellezza. Una delle corse più belle del mondo che parte da una delle piazze più belle del mondo, che meraviglia! Ma assolutamente sì, un contesto veramente molto bello che poi Palma Nova si presta a questa manifestazione, a questa sua meravigliosa piazza, ma credo che il significato sia quello di un grande momento di sport che ancora una volta vede protagonista la provincia di Udine, questo è. Grazie naturalmente a chi ha organizzato, perché come sempre l'organizzazione è determinante in questi momenti e non è banale, non è scontato che le cose debbano andare bene. Veramente complimenti agli organizzatori. Terza ed ultima tappa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia e si parte da Palma Nova, il capolavoro dell'architettura militare veneziana, una città-fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dai turchi. È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte, perfettamente simmetrica, con una piazza centrale. Il centro storico di Palma Nova si raggiunge attraverso tre porte monumentali denominate Aquileia, Udine e Cividale, e da qualunque direzione si arrivi il punto di sbocco è la Piazza Grande, l'antica Piazza d'Armi. La sua forma è un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse, e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e documenti che illustrano la storia della città-fortezza dalla nascita alla Seconda Guerra Mondiale. La partenza di questa terza frazione, qui era presente Beppino Gobetto, assessore provinciale allo sport della provincia di Udine, l'uscita da una delle porte monumentali del gruppo, il tratto di trasferimento verso il chilometro zero. Abbiamo già più volte parlato del comitato organizzatore di questa manifestazione presieduto da Giovanni Cappanera. Intanto andiamo al chilometro zero, la partenza ufficiale di questa terza ed ultima prova da Palma Nova a Prato di Resia, 168 i chilometri da percorrere per i partecipanti a questa terza ed ultima prova. Pronti e via, e al chilometro zero scatta il leader della maglia fucsia, simbolo del leader della classifica generale dei traguardi volanti, Stanislao Bazcu della Minx Cycling Club, che allunga subito dopo la partenza ufficiale. Intanto andiamo a ricordare Gaetan Bill, che indossa la maglia bianca, simbolo del leader della classifica generale, così come la maglia azzurra, simbolo del leader della classifica dei traguardi volanti. Ancora le immagini sul drappello dei battistrada, infatti su Stanislao Bazcu si sono riportati Fausto Masnada della team Colpac, Rally Valvasori della team Differdange e Alessio Gnan della Gaia Plast Bibanese. Questi sono i tre più immediati inseguitori che si sono riportati sulla battistrada, mentre al loro inseguimento è lanciato anche Mark Padun del
team Palazzago. Tra poco dunque con ogni probabilità saranno 5 gli uomini al comando, ed infatti le nostre telecamere ci portano sul quintetto al comando, in cui è rientrato anche Padun. Attenzione, perché rientrano sugli uomini al comando anche Samir Yabrailov della Synergy Baku e Giovanni Carboni della Unieuro Willier Trevigiani. Il team della maglia bianca lascia andare questa fuga, non ci sono particolari uomini in classifica, cioè uomini che occupano preoccupanti posizioni in classifica. Ricordiamo il leader della classifica generale, Gaetan Bill della Verandas William Cycling Team. Ritardo intanto del gruppo da questi uomini al comando è di 2 primi e 20 secondi. In precedenza abbiamo visto l'assessore allo sport del comune di Palmanova, Renato Dotteschini, abbassare la bandiera a scacchi. Con la nostra sintesi andiamo al chilometro 44 di gara con il gruppo che sta passando di fronte al fiume Isonzo nei pressi di Gorizia. 3 primi e 20 intanto è il ritardo del gruppo alle spalle dei battistrada. A fare l'andatura la formazione del leader della classifica generale, seguita dagli uomini della MGK Vis Vega Norda, che lo scorso anno nella tappa di Palmanova Prato di Resi avevano vinto con il bravo Gianmarco Di Francesco, e che oggi cercano uno storico bis. Ancora le immagini sul leader della classifica generale, Gaetan Bill. Sono gli uomini della sua formazione a controllare l'inseguimento. Abbiamo già detto, non ci sono uomini che minacciano la leadership della classifica generale, pertanto i portacolori della Verandas sono al comando soprattutto per controllare. Chilometro 54 di gara, si va a sprintare per il traguardo volante di Gradisca di Sonzo, 7 i ciclisti in fuga, ed è in questo momento lanciata la volata, traguardo volante che si assegna punti validi per la classifica, dunque per la maglia fucsia. Si aggiudica il traguardo volante Stanislao Bazcu della Minx Cycling Team, che a questo punto è definitivamente il leader della classifica generale di questa maglia del Giro, dunque ha conquistato la maglia fucsia, simbolo del leader della classifica dei traguardi volanti. L'attraversamento di questa splendida realtà, molto pubblico presente lungo il percorso a sostenere i propri beniamini, i vigneti che sono una delle eccellenze di questa regione. Siamo a Viscone al chilometro 68 di gara e ha perso contatto Stanislao Bazcu della Minx Cycling Club, che ha ormai raggiunto il suo obiettivo, ormai raggiunto questo obiettivo, cioè la conquista della maglia di leader della classifica per quel che riguarda i traguardi volanti. Abbandona la fuga. Il paese di Viscone, che naturalmente ospita grandi appassionati di ciclismo, uno dei punti di incontro di questa realtà, una grande passione per il mondo delle due ruote, questa realtà proprio si candida nella prossima edizione del Giro per ospitare una tappa. Abbiamo visto la signora Paola salutare il passaggio dei ciclisti in gara. Siamo ormai nella seconda parte di questa terza ed ultima tappa, quella da Palmanova a Prato di Resia. Abbiamo già ricordato IDR Imago e Ostirol Linz, che sono due degli sponsor di questa manifestazione. Andiamo a ricordare anche Carnia Welcome Travel, l'operatore turistico che nasce con l'obiettivo di promuovere la Carnia nel mondo del turismo, ed è stato sempre molto vicino al comitato organizzatore di questa 52esima edizione del Giro internazionale del Friuli Venezia Giulia. In questa ultima tappa c'è da ricordare anche Credi Friuli, la banca del territorio. Intanto al traguardo volante
di Premariacco, chilometro 94, non si sprinta essendo ormai definita la classifica per quel che riguarda i traguardi volanti. Siamo a Civitale del Friuli, sede della società organizzatrice che dà vita a questo evento, la società di Patron Cappanera, le splendide strutture di questa realtà. Siamo nella zona industriale di Civitale del Friuli con il passaggio dei battistrada, degli uomini al comando. Ricordo, sono in quattro sino a questo momento. Con la nostra sintesi andiamo intanto a Gemona del Friuli, troviamo quello che resta della fuga iniziale a 7, ovvero Fausto Masnada del team Colpack, Mark Padun della Palazzago Fenice, Samir Jabrailov della Synergy Baku e Giovanni Carboni della Unieuro Willier Trevigiani, 2 primi e 30 secondi il ritardo del gruppo. Il passaggio suggestivo all'interno dell'abitato di Gemona del Friuli con i quattro uomini al comando ed ora il gruppo che sta guidando l'inseguimento con 2 primi e 30 secondi da questi quattro battistrada: Fausto Masnada, team Colpack, Mark Padun, Palazzago Fenice, Samir Jabrailov della Synergy Baku e Giovanni Carboni della Unieuro Willier Trevigiani. Samir Jabrailov si è per due volte aggiudicato il titolo nazionale ed è uno dei ciclisti per cui è stato promosso il progetto e la costruzione di questa formazione Elite ed Under 23. Siamo al chilometro 150 di gara, vantaggio del gruppo, ritardo del gruppo che è sceso ad 1 primo e 30 secondi. Ci stiamo ormai avvicinando al finale, ricordo che sono 168 i chilometri di quest'ultima tappa prima di andare a celebrare il vincitore della 52esima edizione del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, il vincitore dell'ultima tappa. Dunque, come già sottolineato, gli uomini della formazione belga, del leader della classifica generale, sono riusciti a diminuire il ritardo del capo classifica dal drappello dei battistrada. Abbiamo già detto come in precedenza Masnada aveva un ritardo di 2 primi e 12 secondi dal battistrada, pertanto ora il ritardo del gruppo è 1 primo e 30 secondi. Dunque la maglia bianca, simbolo del leader della classifica generale, è saldamente sulle spalle del portacolori della formazione del William. È Mattias Krizek della Radenska che sta guidando il gruppo all'inseguimento dei battistrada, naturalmente sta sostenendo i portacolori della formazione del leader della classifica generale. Questo che sta guidando in questo momento è Christophe Premond, il primo leader di questa 52esima edizione del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Dunque, come già sottolineato, ci avviciniamo alle battute finali. Intanto a Prato di Resia l'assessore allo sport Francesca Beltrame insieme al sindaco Sergio Chinese stanno organizzando la premiazione finale di questa 52esima edizione del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Presente anche Patron Giovanni Cappanera. Lasciamo il quartetto che sta guidando questa prova, impegnato verso il traguardo di Prato di Resia. Ci avvicineremo poi intorno al chilometro 160 a Resiutta, che ci inserirà nella splendida Val di Resia. 10 chilometri al traguardo intanto per i quattro uomini al comando. Siamo a Resiutta, come già sottolineato, dopo 160 chilometri di gara l'ingresso in Val di Resia, 1 primo e 20 secondi intanto il ritardo del gruppo alle spalle dei quattro uomini al comando, gruppo che continua così a conquistare secondi sul quartetto al comando lanciato ormai alle battute finali. Ci avviciniamo agli ultimi 5 chilometri per i battistrada,
siamo entrati nello splendore di Resia, una valle magica e appartata nel parco naturale delle Prealpi Giulie, intanto 5 km al traguardo, con innumerevoli sentieri per il trekking d'estate e passeggiate con le racchette da neve d'inverno. Ad est della la valle è chiusa da un massiccio montuoso in cui troneggia il Monte Canin con i suoi 2587 metri. La località rappresenta per la cultura un'isola estremamente importante, la sua lingua è oggetto di molti studi e si custodiscono e tramandano riti di grande interesse come il carnevale resiano e il ballo tipico, la resiana per l'appunto, che prende vita su una melodia ipnotica e esaudente. A stupire non è solo la storia, la Val Resia è caratterizzata da una natura strepitosa e ricca di animali e piante particolari. Dunque ci avviciniamo all'epilogo con il quartetto al comando, mentre il gruppo sta recuperando secondi su secondi. Perde contatto dal drappello dei battistrada il portacolori della Unieuro Trevigiani, restano al comando in tre, intanto siamo a 2 chilometri dal traguardo con Mark Padun, Fausto Masnada e Samir Jabrailov. Questi sono i tre uomini al comando. Abbiamo già sottolineato come Jabrailov abbia conquistato per due volte il titolo nazionale nella sua nazione, sia il promotore del progetto che vede Baku 2015 questa squadra presente qui al Giro del Friuli. Intanto attenzione, c'è l'allungo di Mark Padun della team Palazzago Fenice. Siamo alle battute finali all'interno dell'abitato di Prato di Resia e Mark Padun, avete visto, ha forzato i tempi senza alzarsi dalla sua bicicletta, ha allungato sulla coppia dei più immediati inseguitori costituita da Fausto Masnada del team Colpac. A lungo è stato la maglia bianca virtuale di questa 52esima edizione del Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia durante questa tappa, e Samir Jabrailov della Synergy Baku Cycling Project. Questi sono i tre protagonisti, ma attenzione perché anche il gruppo si sta avvicinando ai più immediati inseguitori. Infatti è stato già raggiunto il portacolori della Unieuro Trevigiani, che abbiamo visto in precedenza perdere contatto dal drappello dei battistrada, una striscia d'asfalto nel verde della Val di Resia. Il lanciato verso il successo, il portacolori della formazione team Palazzago Fenice Mark Padun, al suo inseguimento Fausto Masnada del team Colpac, alle spalle di Masnada troviamo Samir Jabrailov della Synergy Baku Cycling Project. Si sta avvicinando al battistrada il portacolori della team Colpac, mentre siamo all'ultimo chilometro, con Mark Padun, deve difendere i pochi metri di vantaggio conquistati in precedenza su Fausto Masnada della team Colpac. Vedremo se sarà in grado di chiudere il gap sul portacolori della team Palazzago Fenice, mentre alle spalle di questi due protagonisti del finale c'è Samir Jabrailov della Synergy Baku Cycling Project. Ancora le immagini sul battistrada lanciato verso il successo in questa terza ed ultima frazione del 52esimo giro della regione Friuli Venezia Giulia, e dunque Mark Padun della team Palazzago Felice che va a chiudere in bellezza il suo giro conquistando la terza tappa davanti a Fausto Masnada, che pur giungendo a pochi secondi non è riuscito a chiudere il gap sul battistrada. Samir Jabrailov a 17 secondi guida il gruppo, poi attenzione c'è una caduta proprio in zona arrivo. Al quarto posto Stefan Rabisch, quinto Simone Velasco, sesto Gaetan Bill, che è così il primo belga ad aggiudicarsi il giro della regione Friuli Venezia Giulia, il giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, e a conquistare questo ambito successo. Mark Padun davanti a Fausto Masnada, Samir Jabrailov, Stefan Rabisch, Simone Velasco, le maglie, Bill si aggiudica la maglia bianca e la maglia azzurra, la maglia rossa sulle spalle di Mark
Padun. Per quel che riguarda invece la maglia fucsia sulle spalle del ciclista dell'Est Bazcu e la maglia della classifica giovani invece che conquistata dal portacolori della Rot Skoda Stussi. Raccontaci gli ultimi chilometri di gara. Можешь рассказать последние километры гонки? Было мучительно и больно. Я даже не верил, что мы доедем до финиша. Я даже когда я отъехал от пацанов, я не знал, что отъехал. Я просто пошел своим темпом, и оказалось, что я сам. Но я подумал, что надо уже ехать до конца, то есть нет смысла бросать. Era molto difficile, era molto difficile, non credevo che poteva arrivare la fuga, però fino a ultimo ho cercato di combattere. Poi quando hanno preso l'ultima salita ha cercato di andare con il suo passo e è andata così. Mark, è un giorno speciale per te, a chi va il tuo pensiero in questo momento? A chi vuoi dedicare questa vittoria? Un speciale giorno, наверное, для тебя. У тебя есть кто-то, кому ты хочешь посвятить эту победу? Да, я хотел посвятить эту победу моим родителям, которые очень сильно поддерживали меня и поддерживают по сей день. То есть, когда я им звоню, они постоянно на моей стороне, чтобы со мной не происходило. Посвящаю родителям. Lui vorrebbe dedicare la sua vittoria ai suoi genitori, che ancora là con il pensiero, che sono là ancora sotto gli occupanti là in guerra, però si sente sempre il telefono con loro e loro che aiutano a lui anche se sono lontano. Gaetan, è stata una vera lotta, la tua squadra ti ha aiutato molto, è arrivata questa bella vittoria. Sì, voglio ringraziare tutte le mie gregari perché fa una grande lavoro oggi, non sta facile con solamente alle, tre o quattro gregari, ma ho vinto la gara, dunque perfetto. Voi della IDR Mag avete creduto fortemente in questo giro, avete dato una grossa mano per salvarlo, vedere questo podio internazionale è la più grande soddisfazione. Certo, ci siamo trovati nel momento in cui avevano bisogno e abbiamo fatto quello che potevamo per questa corsa. Siamo contenti che sia finita così e speriamo per il prossimo, per il continuo delle prossime gare. Giovanni Capanera, forse l'edizione più sofferta, alla fine è andata in scena una splendida tre giorni con un bellissimo podio internazionale. Sì, potrei dire, iniziare l'intervento dicendo che settimana. In effetti da lunedì che dovevamo, l'idea era quella di chiudere, annullare l'evento, siamo passati poi grazie all'intervento di amici appassionati, amici del ciclismo, amici di questi eventi del Friuli Venezia Giulia, siamo riusciti ad allestire questa manifestazione che per noi era già avanti come organizzazione, ci mancava solamente, come ho detto nell'intervento che ho fatto lunedì in regione, ci mancava la benzina, ci mancava quel qualche cosa che fa partire il motore. Che dire, è andato abbastanza bene e nonostante le difficoltà dell'ultimo momento chiaramente siamo riusciti a venire fuori bene. È un giro praticamente internazionale, un po' quello che volevo io, perché io vedo in questo evento non solamente un momento sportivo ma anche un momento turistico. Puntavo effettivamente i belgi e i belgi hanno portato via il giro del Friuli Venezia Giulia. Noi ci accontentiamo perché questo ragazzo è figlio di una mamma italiana, per cui vedi che a un certo momento noi italiani riusciamo sempre a combinare. Noi siamo orgogliosi di aver potuto insomma, assistere alla la carovana del Giro e naturalmente siamo contenti per la manifestazione in se stessa. Questa è un'autentica valle incantata, invitiamo ancora una volta tutti a visitarla, le ricchezze di questa vallata. Abbiamo un paesaggio straordinario, siamo uno dei comuni più grandi del Friuli Venezia Giulia per estensione territoriale, naturalmente c'è un po' di popolazione in meno rispetto a qualche anno fa, per cui c'è un avanzamento del bosco, ma questo non è che ci preoccupi, anzi favorisce un pochettino un sistema un pochettino più wild e quindi naturalmente tanti vengono a trovarci sia perché abbiamo la sede del Parco delle Prealpi Giulia, sia perché siamo anche un ecomuseo del territorio riconosciuto con legge regionale, per cui con tutti i sentieri che ci sono, con tutte naturalmente le manifestazioni che facciamo, siamo veramente felici e orgogliosi di poter ospitare Giro e anche tante altre manifestazioni che volentieri sono sempre seguite.